Aveva 71 anni Palmiro Togliatti. Da circa mezzo secolo militava nelle file del Partito Comunista ed era forse l'uomo più amato e più odiato d'Italia. È morto in una clinica sovietica a Yalta in seguito ad un attacco di emorragia cerebrale. A Roma 500.000 persone partecipano ai suoi funerali, seguendo il feretro da Via delle Botteghe Oscure fino a Piazza San Giovanni. Nilde Iotti e Marisa Malagoli, la figlia adottiva del leader comunista, aprono l'interminabile corteo al quale fanno ala migliaia di attivisti. Delegazioni del partito sono giunte con bandiere e corone da ogni parte d'Italia e dall'estero. Soli, nel loro dolore, a bordo di una delle auto del seguito, la moglie Rita Montagnana e il figlio Aldo Togliatti. Quando la salma giunge a Piazza San Giovanni, viene issata sul palco dal quale Palmiro Togliatti era solito parlare ai comunisti durante le campagne elettorali. Numerosi oratori italiani e stranieri, tra cui Carmen Ibarruri, la passionaria, prendono la parola per ricordare l'eminente uomo politico. Togliatti sarà inumato nel cimitero acattolico di Roma, dove riposa anche Gramsci.